Ben ritrovati, siamo in Psiche dintorni, torniamo in questo periodo difficile per tutti noi, in cui siamo costretti a stare nelle nostre case, in cui la nostra libertà, purtroppo, ma così dobbiamo fare, è fortemente limitata per fare con appunto Psiche dintorni un po' di riflessioni su quelli che sono i temi che soprattutto riguardano questo periodo del coronavirus. E sono tanti. Oggi, per esempio, ne abbiamo scelto uno, Elena. Sì, abbiamo scelto la vicinanza forzata, cioè il fatto che in questo momento lo stare in casa con altre persone, che poi sarebbero magari coniugi, familiari e figli, possa essere visto da alcuni come un'esperienza molto positiva e altri una vera costrizione. E quindi dobbiamo capire come fare anche per poterlo sopportare fra poco e per poterlo superare. Tra poco ne parliamo, ma quello che vuole caratterizzare questa edizione di Psiche dintorni è quella di prendere spunto da alcune frasi di libri, cioè più o meno celebri. Oggi ce n'è una. Allora, oggi parleremo, leggeremo Fabio Volo, Una grande voglia di vivere. Riesco forse a farvelo vedere. Dove Cristiana ci leggerà un pezzettino, appunto, che rappresenta un po' la difficoltà di stare vicini. Passavamo ore in silenzio, invece avremmo avuto un mucchio di cose da dirci. Stavamo insieme da anni, avremmo dovuto essere complici, ma col tempo invece avevamo accumulato segreti. Non parlavo di tradimenti, ma di desideri, sogni, le cose che avremmo voluto fare e cose che non avremmo voluto più fare. Quando tornavo a casa la sera, invece di elencarle quello che mi era successo, avrei potuto raccontarle come stavo, cosa provavo, e anche lei avrebbe potuto fare lo stesso con me. Eravamo sincronizzati sulle faccende di casa, ma non sui reciproci sentimenti. È Sì, che poi drammatico è, tutto ciò. sì, è drammatico, e poi è proprio la difficoltà che proviamo oggi, no? Cioè, molte persone magari sono, raccontano i propri stati d'animo, magari ad amici, parenti, chiamano o scrivono nelle chat, per poi invece avere poca sintonia intellettuale con le persone con le quali coabitano, no? Quindi un consiglio potrebbe essere quello di dedicare queste settimane, che speriamo presto possano finire, a sì, occuparsi magari delle faccende, no? Visto oggi ci sono tutti questi post che dicono che le persone rimettono a posto casa, benissimo. Però pensare anche che con l'altro si possa riprogettare, ad esempio, per il futuro quando questo periodo sarà finito, o parlarsi magari delle paure, di quello che veramente sentiamo dentro, perché se no rischiamo di essere sconosciuti all'altro con il quale conviviamo in casa, e invece molto chiari, molto limpidi, magari a persone che però non vivono con noi e con le quali scriviamo solamente nelle chat. Ecco, beh, diciamo che in questo periodo l'avere comunque le chat è una grande liberazione, si fanno anche gli aperitivi, insomma, si cerca di avere un po' più di convivialità proprio perché 24 ore su 24 insieme ai familiari che possono essere appunto marito, compagno, figlio, genitore, eccetera, si finisce per raccontarsi sempre le stesse cose e anche per venirsi un po' a noia. Ma riguardo a quanto stavi dicendo e prendendo spunto dal libro, può essere che si debba un po' recuperare quelli che sono i motivi per cui, soprattutto nella coppia, due persone si sono avvicinate e hanno deciso di mettersi insieme? Sì, penso possa essere una buona occasione. Tra l'altro, ora mi viene in mente, no, che magari in questi giorni di rimessa a posto delle case, magari troviamo anche degli album di foto di quando magari uno si è sposato, si è conosciuto, e quindi potrebbe essere uno spunto per riparlare dei motivi per cui ci siamo scelti, no? E continuiamo a sceglierci. Perché poi è questo il tema, no? Nella vicinanza c'è chi riesce a starci meglio e chi riesce a starci peggio. E quindi invece trovare delle occasioni anche per evitare di parlare sempre del Covid, ma di parlare di altro, parlare del passato, parlare magari del futuro, di quello che potremmo fare.
Sì, anche perché del Covid ne parlano veramente tutti. Accendi la televisione in qualsiasi momento della giornata e c'è la conta dei morti. Non lo so, poi questo potrebbe essere un altro argomento di psiche e dintorni, di quanto ci possa far bene, non parlo di chi fa quei programmi, ma parlo di chi li segue, seguirli tutti con la conta appunto delle disgrazie che stanno colpendo e che ci fanno vivere con ansia. E poi un'ultima cosa che mi viene da consigliare è quella di, sì, è vero, stiamo 24 ore su 24 in casa, ma possiamo anche organizzarci. Ad esempio, uno potrebbe cucinare il pranzo mentre l'altro va a farsi la doccia o si dedica a giocare con i figli, cioè dividersi anche le tempistiche in casa, no? In modo che non siamo sempre per forza a fare tutte e due o tutte e tre o quello che siano la solita cosa, ma dividersi i compiti per avere anche dei piccoli spazi individuali, mentre magari una persona, ora dico del pranzo, fa qualsiasi altra cosa, cioè l'altro si può dedicare ad ascoltare la musica, fumarsi la sigaretta per chi fuma, andare in terrazzo a fare una cosa che proprio sia un momento proprio, in modo per, come si dice, liberare un po' lo spazio mentale. Liberiamo lo spazio mentale, questo è un periodo difficile, come abbiamo detto, ma come dice De André, Elena? Dice che dai diamanti non nasce niente e dall'esame nascono i fiori. Quindi speriamo che da questa esperienza assolutamente negativa molte persone possano anche ricavarne e riscoprire la persona che hanno accanto. Ci risentiamo, ci rivediamo alla prossima puntata di Psiche dintorni con un altro argomento che riguarda lo stare chiusi in casa e, come ha detto Conte, riflettere sulla nostra vita. A presto!